una band molto particolare composta da medici, primari, anestesisti, radiologi, chirurghi vascolari, medici di medicina generale che suonano in tutta Firenze per una buona causa, raccogliere fondi per iniziative di beneficenza. È quasi un ospedale viaggiante, si può dire. E questo però serve per curare delle ferite diverse da quelle del corpo e noi ne siamo molto orgogliosi. Già da molti anni riusciamo ad avere questo grande impegno ricco di successi. Questa volta la band si è esibita a Villa Viviani in un evento con più di 160 persone e il ricavato della cena aiuterà la realizzazione del progetto Casa Marta, un hospice pediatrico per le cure palliative dedicato a piccoli pazienti. È stata una risposta straordinaria, quasi sorprendente. Quando abbiamo iniziato questo progetto non pensavamo mai di arrivare a raggiungere questo grandissimo obiettivo. Ormai siamo arrivati quasi alla fine, Casa Marta dovrebbe aprire, dico sempre dovrebbe, all'inizio del 2025, i lavori si concluderanno alla fine dell'anno e siamo tutti molto molto orgogliosi del lavoro che è stato fatto tutti insieme. Quindi la città di Firenze ha risposto sempre con grande entusiasmo, ma devo dire che tutta la regione toscana e in varie parti della Toscana ci sono sempre state grandi iniziative di supporto al nostro progetto.